Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per vedere e commentare insieme a voi il primo trailer ufficiale di Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home, quindi il sequel di il secondo capitolo, anzi, di Spider-Man Homecoming. E è la settimana dei trailer, ragazzi. Ieri è uscito quello di Game of Thrones, dell'ottava stagione di Game of Thrones, e oggi sono usciti due trailer, non uno. È uscito il primo trailer ufficiale, il primo teaser trailer ufficiale, eppure un international teaser trailer. Sono di lunghezza differente, quindi non so sinceramente se stiamo parlando di due trailer diversi oppure no. Facciamo una cosa, li guardiamo entrambi, ok? Vai. Aspettative sono le stesse, ragazzi. No, cosa sto facendo? Ecco. So good. Zia May. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? What just happened? Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. School trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. May toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. Vediamo se è così. You look really pretty. Therefore, I have value. No, no, that's not. I'm right. Messing with you. You look pretty too. I think she really likes me, dude. That reminds me of when I first fell in love. I had just finished my film coffee. So nice to finally meet you, Spider-Man. Yes, Samuel Jackson. Oh! You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! E la Madonna. Yes, Parker. Job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. Spider-Man Nero. What are you going to do about it? You don't want any part of this. Like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, dickwad? Ragazzi, innanzitutto Spider-Man Homecoming a me è piaciuto molto. Devo essere onesta, a me è piaciuto davvero tanto. Cioè, veramente, se parliamo di un film piacevole, mi ha intrattenuto, l'ho trovato piacevole. Questo sembra abbia la stessa atmosfera. Io purtroppo sono un ignorante in termini di fumetti, quindi non conosco, non so di che villain stiamo parlando. Allora, bisogna capire due cose. Primo, se quello che succede in Spider-Man Far From Home succede prima oppure dopo Avengers Infinity War, perché come voi ben sapete, Spider-Man fa parte di quella metà della popolazione che appunto è scomparsa per colpa di Thanos. Quindi bisogna capire se quello che succede è dopo Avengers 4, dopo Avengers Endgame, visto che il film esce dopo Avengers 4, credo, oppure prima di Avengers Infinity War, quindi subito dopo Homecoming. Questo bisogna capire, e bisogna capire anche perché Nick Fury appunto vada da Spider-Man per risolvere quella precisa situazione, ecco, perché non andare da Iron Man, perché non andare da Capitan America. Ci potrebbero essere degli spoiler in questo trailer, eh? Io vedrei il secondo, vedrei l'international trailer, sperando che appunto sia diverso da questo che abbiamo appena visto. No,
È simile all'altro, soltanto la prima scena è diversa, la prima scena del trailer ovviamente. Ragazzi, io sono soddisfatto, questo trailer mi è piaciuto, ho rivisto diciamo l'atmosfera che si è vissuta nel primo film, no? Un'atmosfera quindi, come dicevo prima, molto piacevole, atmosfera a tratti action, a tratti anche comica, le battute divertentissime come sempre. Sono molto curioso di sapere chi ha scritto sia Spider-Man Homecoming che Spider-Man Far From Home. Qui lo dice, dice soltanto starring Tom Holland, che secondo me è molto bravo per interpretare Spider-Man, e niente, ci sono molti, molti intrecci, ecco, da studiare approfonditamente prima della visione del film. Uscirà un secondo trailer, non me lo perderò, ma prima, ragazzi, tra qualche settimana uscirà anche Captain Marvel, e neanche quello ci perderemo. Dite voi che cosa ne pensate, ragazzi, del trailer o dei trailer che avete visto. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao, ragazzi.